Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale. Oggi abbiamo una notizia che scuoterà il mondo della televisione italiana. Claudio Amendola, uno dei volti più amati dello schermo, è stato cancellato da Mediaset. In questo video vi sveleremo tutti i dettagli di questa sorprendente decisione che ha lasciato i fan inaspettatamente delusi. Non perdete neanche un secondo, perché vi aspettano importanti informazioni. Recentemente, abbiamo potuto ammirare su canale 5 una fiction tanto attesa. Chiamata Il Patriarca, diretta e interpretata dal talentuoso Claudio Amendola. Il pubblico era in trepidante attesa della seconda stagione, ma purtroppo sembra che i suoi desideri siano stati infranti. La notizia della cancellazione della seconda stagione è giunta direttamente da uno degli attori, Raniero Monaco di Lapio, che interpreta il personaggio di Mario Rizzi nella serie. L'attore ha espresso la sua delusione sui social, scrivendo: Seconda stagione cancellata. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e per le belle parole dedicate al mio lavoro. Questa conferma ha lasciato i fan sconcertati e con un mare di domande senza risposta. Hanno chiesto spiegazioni sul motivo di questa drastica decisione presa da Mediaset. Purtroppo, l'attore ha risposto di non conoscere ulteriori dettagli nelle spiegazioni sulle ragioni che hanno portato alla cancellazione della seconda stagione del Patriarca. Questo ha lasciato i fan con un senso di frustrazione e delusione nei confronti della rete televisiva. Le richieste per un dietrofront da parte di Mediaset stanno diventando sempre più forti, nella speranza che la decisione possa essere rivalutata. Non possiamo fare a meno di sentire la delusione e l'insoddisfazione dei fan di Il Patriarca per la cancellazione della seconda stagione e la mancanza di spiegazioni. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti Claudio Amendola e le decisioni di Mediaset. Ricordatevi di mettere un like al video, condividerlo con i vostri amici e iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito e continuate a esprimere la vostra passione e il vostro supporto per i vostri programmi preferiti. Alla prossima!